Da un'idea di Alberto Costa, vicepresidente di Honda, i bollini rosa sono il riconoscimento che da 10 anni viene attribuito agli ospedali italiani, pubblici o privati accreditati, in possesso di requisiti che possano definirle delle strutture a misura di donna. Sono un network di 248 ospedali, un network che ogni 2 anni viene rinnovato e che ha ormai raggiunto, come dire, delle caratteristiche anche per le iniziative correlate che vengono organizzate nel biennio che sono a favore della popolazione femminile. Mi riferisco agli Open Day, mi riferisco agli Open Week, sono, come dire, delle giornate in cui gli ospedali, parte del network, aprono le porte alla popolazione in occasione di determinate giornate dedicate a talune patologie, ad esempio alla salute mentale, all'osteoporosi, al diabete, eccetera, e offrono servizi gratuiti, clinici, informativi all'utenza. Questi ospedali ogni 2 anni devono rinnovare l'iscrizione per poter essere parte del network e vengono valutati da un advisory board presieduto da Walter Ricciardi in funzione di alcune caratteristiche. Intanto il fatto di trattare patologie femminili a elevato impatto epidemiologico. Il secondo, avere dei percorsi diagnostico-terapeutici a misura di donna, e il terzo l'esistenza di particolari servizi di accoglienza della popolazione. I bollini rosa sono un esempio concreto di applicazione della medicina di genere in ambito ospedaliero. Per medicina di genere non si intende una medicina delle donne o degli uomini, si intende una medicina gender oriented, cioè si intende che qualunque tipo di specialità possa essere tarata sul genere femminile o maschile. All'interno dei bollini rosa c'è un'attenzione particolare alle donne ricoverate.